La parola a Monsignor Ignazio Sanna, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia. Bene, a me tocca spegnere la luce, ecco, perché effettivamente se andiamo oltre ci sono i responsabili dell'ufficio tecnico che ci mandano via. Quindi capite che la mia conclusione deve essere molto, molto, molto breve. Un ringraziamento ovviamente al rettore dell'Università Gregoriana, al moderatore, professor Vitali, che ha condotto così egregiamente il nostro incontro, ovviamente agli illustri relatori, in modo particolare al cardinale Semeraro, un ringraziamento particolare perché sapete che se uno ha qualche prospettiva di arrivare a quella congregazione se la deve tenere buona. Quindi evidentemente io penso che siano un po' i desideri nostri. Ecco. Io direi che il tema era una ministerialità allargata, è un concetto, una parola un po' nuova, che significa che si sta ormai affermando una cultura ministeriale. Questo termine ecco, l'ha coniato Christoph Theobald nel suo volume e penso che esprima bene con questa realtà che si sta affermando. Ci sono dei fatti che portano, che insomma inducono a questa ministerialità allargata. Ne indico due. È chiaro, la mancanza di clero e la nuova struttura della parrocchia, che finora ha un legame, diciamo così, territoriale. Ora deve diventare una comunità aperta, una comunità missionaria, e che significa che occorre allora aggiornare e strutturare un po' le modalità dell'annuncio dell'Evangelo e anche della così, amministrazione insomma, della grazia sacramentale. Ecco, direi che all'interno di questa ministerialità allargata, bisognerebbe forse inventare il ministero della pazienza per coloro che ascoltano le omelie domenicali. Pure questo è un ministero, ecco. Se l'annuncio della parola, soprattutto ecco, all'interno dell'omelia, che poi è, se noi ci pensiamo bene, l'occasione in cui la maggior parte dei fedeli prende contatto con il Vangelo, perché è chiaro che quelli che vanno a messa la domenica ascoltano la parola di Dio ed è bene che questa parola di Dio venga ecco, presentata come parola di Dio. Abbiamo sentito che evangelizzazione sarebbe uguale a inculturazione. È chiaro che dobbiamo usare il linguaggio quotidiano per trasmettere quello che è il nostro messaggio. Da questo punto di vista penso che Papa Francesco sia un esempio eccezionale perché continua a creare neologismi, però questi neologismi sono legati alla vita quotidiana della gente. E quindi penso che sia opportuno fare questo sforzo per creare sempre maggiore sintonia e maggiore accoglienza del nostro messaggio. Detto questo, ecco, ringrazio ancora tutti coloro che hanno a diverso titolo partecipato a questo incontro. Noi abbiamo anche un ufficio stampa, il dottor Piras, Marco Piras, ha creato, insomma, ha curato un po' questa organizzazione, quindi ringraziamo anche poi il responsabile dell'Università Gregoriana che ci ha dato la possibilità di utilizzare questi mezzi tecnici. E auguro a tutti quanti una buona serata e quanto è stato detto stasera può essere riproposto, cioè sarà riproposto nella rivista dell'Accademia, Pontificia Accademia di Teologia, e anche in un servizio YouTube che quindi potrà essere poi utilizzato a suo tempo da tutti quanti coloro che hanno interesse a questa problematica. Di nuovo, grazie. Penso che abbia detto tutto, devo dire ancora niente? No, concludi tu, ecco. Ok? Grazie, buona serata. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Siamo certi, no, che non avete avuto l'esperienza di essere misericordiati dal momento dei neologismi e di non aver dovuto esercitare il ministero della pazienza perché le relazioni sono state interessanti, sicuramente
No, forse è mancata la parte del dibattito, ma dal punto di vista della possibilità con i mezzi così a distanza, no, forse anche questa diventava quella più problematica. Ringraziamo però per qualsiasi contributo che possa arrivare. Auguriamo a tutti una buona sera e la possibilità, attraverso quanto qui è stato detto, di poter alimentare la riflessione e di poter continuare in questa forma di cammino, aprendo strade. Camminante non hai cammino, e il cammino se ha se l'andar, o tu che cammini non c'è la strada. La strada si fa camminando. A tutti l'augurio di poter camminare e di poter aprire strade nuove. Grazie per la vostra attenzione. A tutti, buonasera.